Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un monolocale con cucina separata situato nella zona della stazione, più precisamente la zona quella del Pulcinello, a 5 minuti a piedi da Piazza della Minerva. È un monolocale con cucina separata. Allora, qua entriamo, abbiamo il nostro porta blindata, poi cominciamo a dare un'occhiata alla cucina. La cucina è una cucina abitabile, dove se uno fa da mangiare, diciamo, un po' pesante, può chiudere questa porta soffietta in modo tale che poi tutti i fumi possano andare fuori dalla finestra. Ok, qua vedete c'è tutto, abbiamo il forno a gas, il forno elettrico, il frigorifero, poi il riscaldamento, un riscaldamento centralizzato. Questo qua ti fa aria calda d'inverno e aria fredda d'estate, quindi qua l'aria condizionata è centralizzata. Pavia ci sono solo due palazzine con l'aria condizionata centralizzata, una di queste due è questa. Ok, adesso diamo un'occhiata al balcone. Allora, ecco, dimenticavo, qua abbiamo zanzariere che a Pavia sono indispensabili per chi non è abituato agli elicotteri che abbiamo. Poi, balcone, questo qua è un bel balcone che guarda, vabbè, su questa qua è la finestra della camera da letto e lì c'è la finestra del bagno. È rivolto verso sud, quindi è molto illuminato tutto il giorno. Adesso cominciamo a dare un'occhiata alla camera da letto. Allora, camera da letto è questa, uno quando entra. Vabbè, qua arriva direttamente nella camera. Se dovessi prenderlo io in affitto, farei una cosa di questo tipo: prendo quelle librerie dell'IKEA da 20 euro l'una, faccio una bella fila di librerie in modo tale che quando uno entra non guarda direttamente la camera. Ok, allora qua abbiamo, diciamo, la zona notte con il lettino. Poi armadio grande per tenere i vestiti, quindi se avete tanti vestiti non c'è problema. E adesso andiamo a dare un'occhiata al bagno. Il bagno, per il bagno entriamo di qua, abbiamo l'antibagno e poi abbiamo il bagno vero e proprio. Bagno vero e proprio con lavatrice, che è questa, boiler dell'acqua calda e infine abbiamo la doccia. La doccia è questa, una bella doccia grande, quindi volendo si può fare anche la doccia in due per ottimizzare il tempo.